Shalom a tutti, ormai la storia l'abbiamo vista, Giacobbe si ricongiunge con Giuseppe, va in Egitto e nella nostra parasha racconta che dopo 17 anni che vive in Egitto, Giacobbe muore. I maestri ci insegnano che questi erano i suoi migliori anni di tutta la vita. Infatti, 17 è la gematria della parola Tov, il valore numerico di Tov che vuol dire bene. Ma non è soltanto un gioco di lettere. Giacobbe ha vissuto i migliori anni della sua vita proprio in Egitto. Un posto così depravato, così infimo, così immorale. Ebbene, cari amici, i nostri maestri ci offrono un insegnamento grandioso. Proprio in Egitto, quando lui ha visto che i suoi figli e i suoi nipoti mantenevano l'identità ebraica. Figuratevi, Giuseppe tutto il giorno era il viceré, commerciava. Eppure lui era riuscito a mantenere il suo ebraismo vivo. Questa era la cosa che lo rendeva felice. Vaichi vuol dire ha vissuto, non soltanto che ha dimorato in Egitto, ma ha vissuto vuol dire che era la parte più viva di tutta la sua esistenza. Certo, è facile in Israele condurre una vita ebraica, sentirsi ebrei. Certo, è facile creare luce da un posto dove c'è luce, ma è più difficile creare luce in un posto dove è buio. È più difficile creare spiritualità ebraica in un posto infimo come l'Egitto. Ed è questo l'insegnamento. Quando noi facciamo qualcosa che va al di sopra della nostra forza, lì noi riusciamo a tirare fuori la parte migliore che c'è nella nostra vita. Shalom a tutti.